Naturalmente, non in maniera pregiudizievole, ma proprio guardando i contenuti e il testo, il nostro gruppo non può assolutamente votare favorevolmente la risoluzione proposta dalla maggioranza. E lo ripeto, non per una questione pregiudiziale di posizioni politiche, ma perché è una risoluzione che dice, leggo testualmente, a seguire le linee di fondo della politica estera dell'Italia, quando questa, come abbiamo detto prima, non esiste, è una presa in giro. Una politica estera che non esiste, c'è un mandato in bianco al governo a fare un qualcosa che non è in grado, che ha dimostrato che non essere in grado di fare. Anzi, di farsi, ha dimostrato solo questo, di riuscire a farsi schiacciare dalle decisioni di altri paesi, ha dimostrato di non essere in grado di coordinare la politica estera dell'Unione Europea nonostante gli sia stato dato, sia stato estorto in qualche modo agli altri paesi questo ruolo per una persona che si è dimostrata assolutamente inadeguata. Prima si parlava, e non ha torto, di nanismo internazionale del Paese. Nanismo dettato dalla mancanza di coraggio. Mancanza di coraggio che si è assolutamente appalesata in quest'Aula oggi, quando il Ministro Gentiloni, con evidente imbarazzo, ha elencato tutta una serie di problematiche internazionali, di scenari dove noi in qualche modo siamo stati chiamati, in alcuni casi gioco forza, ad intervenire, ma non siamo intervenuti, o perlomeno lo abbiamo fatto solo a parole e non nei fatti, di mancanza di visione strategica, come si ricordava prima, riguardo appunto il ruolo dell'Italia all'interno dello scenario del Mediterraneo. Mentre l'Europa ha perso centralità nello scacchiere internazionale, il Mediterraneo lo ha riconquistato, purtroppo per delle problematiche, non perché qualcosa di positivo è accaduto, ma qualcosa di negativo. Lo scenario della Libia, lo scenario della Grecia e quant'altro purtroppo si è evidenziato poi con l'avanzata anche in questo scenario qui da parte dello Stato Islamico, del Califfato. Mancanza, dicevo, di capacità decisionale, quindi. Anche assenza di chiarezza, perché la confusione, la maniera ondivaga con cui sono state gestite le prime fasi della crisi libica evidenzia appunto tutta la pochezza, la mancanza, l'incapacità da parte di chi deve gestire la politica estera italiana nello scacchiere internazionale. Mancanza di autorevolezza. Il fatto che nei tavoli decisionali, dove vengono prese appunto, dove vengono fatte delle scelte che andranno ad incidere non nell'immediato ma nel medio e lungo termine, l'Italia non sia mai stata chiamata a dire la propria, a dare la propria visione, a dare il proprio contributo, certifica di fatto, ripeto, la inadeguatezza della ex collega Mogherini e l'assoluta irrilevanza della politica estera italiana. Allora, in questo scenario qui è logico che nessuno può dare un mandato in bianco, soprattutto per seguire un qualcosa che non esiste. Ma soprattutto nessuno può sostenere la possibilità con una risoluzione di dire al governo di risolvere tutti i problemi quando non è in grado di risolvere i problemi, anche quelli enormi, con impegni che sono abnormi rispetto appunto alle capacità stesse che ha dimostrato di non avere questo governo qui, ma almeno si pensava che il buon senso potesse portare a una risoluzione, a un qualcosa che riconducesse ai problemi immediati, alla Libia, al Califfato, al fatto che la Russia deve essere coinvolta nello scenario, nelle decisioni della diplomazia internazionale, non esclusa. Ministro Gentiloni, mi viene da ridere quando sento dire che l'Italia si è opposta alle sanzioni quando è la politica estera europea che le ha imposte e a capo della politica estera c'è la Mogherini. Non venite qui a prenderci per i fondelli. Non venite, capisco che non conti assolutamente nulla a questo punto. Lei ha certificato che la Mogherini non conta nulla. È solo lì a fare una operazione di rappresentanza. Perché se lei dice una cosa e poi l'altro rappresentante che appunto deve in qualche modo fare la sintesi della politica estera, è quella che certifica le sanzioni, c'è qualcosa che non funziona, c'è un cortocircuito pericolosissimo e anche qui viene a mancare di nuovo il discorso dell'autorevolezza. La questione libica, lei ha detto stiamo lavorando, non si capisce attraverso quali canali onestamente perché non ci sono nostri rappresentanti su quei tavoli, stiamo lavorando affinché, sue parole sono state, vi sia... Si arrivi ad un governo di unità nazionale in Libia?
stiamo scherzando? Ci sono due governi in questo momento che si odiano forse più di Renzi e di Civati. È impossibile metterli d'accordo, sostanzialmente. Ci sono 1500 tribù, voi non siete in grado di mettere d'accordo due tribù all'interno del Partito Democratico, pensate di fare andare d'accordo le tribù all'interno della Libia? E questa è la vostra capacità. Il vero problema, ripeto, è che voi non avete autorevolezza, non siete in grado di prendere delle decisioni tali per cui il Paese in qualche modo abbia un ruolo e pian piano, anche laddove gioco forza eravamo chiamati ad intervenire, state facendo scivolare il Paese fuori da questi tavoli. Anche dove erano obbligati gli altri interlocutori a chiamarci, il fatto di non prendere decisioni, il fatto della mancanza di coraggio, non è la mancanza di coraggio che citava il collega Artini rispetto alla Palestina, anche lì il solito mezzo pastrocchio, dire e non dire. La mancanza di coraggio, la mancanza di saper prendere delle decisioni che diano autorevolezza al Paese. Questo è il vero problema nella politica estera. In merito, ad esempio, alla questione dei Marò, cioè, continuiamo a sentirci dire ci sono le condizioni perché questi due fucilieri di Marina tornino a casa, a parte che uno per altri motivi purtroppo c'è già. Ma quali condizioni che poi fate un decreto che smentisce una legge che ha votato questo Parlamento 3-4 mesi fa? C'è una legge, Ministro Gentiloni, votata da questo Parlamento, che dice una cosa chiarissima: non si fanno missioni antipirateria dal 1 di gennaio 2015 se la questione dei due fucilieri non è stata risolta. Ma quale autorevolezza pensate di avere nei confronti dell'India se smentite voi stessi? Come pensate di risolvere la questione dei Marò se smentite con una legge che la stessa maggioranza ha votato? Questi sono i problemi veri della politica internazionale. Non avete autorevolezza, non siete credibili, come non siete credibili quando dite, quando sostenete una mozione come quella di maggioranza relativamente alla Palestina, che dice e non dice giusto per non pestare i piedi a nessuno. In realtà i piedi li pestate, perché un passo del genere, il riconoscimento di fatto dello Stato di Palestina, senza che ci sia un accordo bilaterale con Israele, è un precedente pericolosissimo per questo Paese, pericolosissimo. Israele è l'ultimo baluardo democratico che si ha nel Medio Oriente. Se si vanno a rompere gli equilibri, se si dice a Israele ci penseremo poi, adesso facciamo un passo in avanti verso la Palestina perché è giusto, perché l'hanno fatto tanti altri paesi. Ma non è che se uno va a sbattere la testa contro il muro, per forza di cose, per far bella figura ci dobbiamo andare a sbattere anche noi. Fermatevi, perché una soluzione unilaterale sulla questione della Palestina è pericolosissima. Guardi, le dico una cosa, in tutta onestà, cosa che non avrei mai pensato di dire da leghista: fate rimpiangere la politica estera di Andreotti. Vi ringrazio.